Quest'oggi vi parlerò di un pesce bellissimo, il Betta splendens. Lo sapevate che ha una caratteristica di respirare direttamente l'ossigeno atmosferico? È infatti dotato di una camera interna posta sopra le branchie, si chiama labirinto, che gli permette, attraverso le pieghe della pelle molto vascolarizzate, di assorbire direttamente l'ossigeno. Vi darò adesso dei consigli per ricreare l'ambiente ideale per questo pesce meraviglioso. La vasca sicuramente non deve essere al di sotto dei 30 litri, è importante che sia collocato all'interno un termoriscaldatore e un filtro. La temperatura ideale è sicuramente non al di sotto dei 25 gradi. L'acqua va trattata con un biocondizionatore, in questo caso abbiamo appunto acqua sana della Prodac, che ha la capacità appunto di abbattere i metalli pesanti e di rendere appunto influente il cloro e la cloramina. Il betta si nutre in natura con piccoli organismi. Esiste in commercio il Betta Food della Prodac, che è particolarmente indicato per il Betta splendens. Possiamo variare la dieta con il Chironomus o l'arte di zanzara alternativamente, di cui il betta è particolarmente ghiotto. Personalmente, appunto, integrerei con Prodac Biotrix Blackwater a base di acidi umici, che servono proprio a ripristinare l'ambiente originale. È importante anche ricreare un habitat ottimale. Possiamo appunto realizzare una piccola foresta sommersa con delle piante epifite, con appunto delle zone d'ombra, è un pesce che ama l'ombra, e appunto un bel substrato dove appunto le piante possono radicare in profondità. Ricordatevi di avere un acquario e portare in casa un piccolo angolo di natura, abbiatene cura.